Ciao, stasera presento una lampada, sempre dell'impresa presso la Decathlon, marca Quechua. È una lampada nuova, si chiama Quechua Click. Diciamo che è formata da diversi step. Io ho comprato la formula base, basic, è composta, dopo faccio vedere, dalla lampada, il caricatore e una clip per poter attaccare la lampada, sui vestiti o su, diciamo, un sostegno. Viene venduta anche a parte, o meglio, c'è una confezione, dove si può prendere, oltre alla base, anche, degli accessori, per cui, tipo per esempio una fascia per poterla portare sulla testa piuttosto che, su un braccio, e appunto per esempio un altro accessorio consente di appendere questa lampada su una tenda da campo. Parliamo di questa, che è appunto la formula base. Il costo è attorno ai 9 euro, non, tra i 9 e i 10 euro, quindi abbastanza abbordabile. Allora, vediamo un attimo le caratteristiche. Dunque, allora, le leggo papale papale dalla confezione. Quindi abbiamo un peso di 52 grammi, è una lampada ricaricabile, quindi ha una batteria interna ricaricabile, si ricarica tramite una presa USB, quindi può essere caricata attaccandola alla presa USB di un computer o con un caricabatterie tipo quello di un telefonino, per esempio. Ecco. La potenza della batteria installata è di 850 mAh. Sul retro della confezione viene riportata la portata, chiamiamola così, della lampada, e quindi abbiamo, con una potenza di 20 lumen, 20 lumen, quindi la potenza minore della lampada, una portata di 15 metri e una durata della batteria di 12 ore. Con 35 lumen, che è la portata intermedia, un'illuminazione attorno ai 20 metri e una durata della batteria di 7 ore, uso continuo direi. Con 50 lumen, che è la posso dire la potenza massima, 25 metri di illuminazione e 5 ore di durata della batteria. La lampada, ha un'ampiezza, cioè il raggio luminoso che esce dalla lampada ha un'ampiezza di 120 gradi. È una lampada fornita di un LED. Questo LED ha la luce bianca con le tre potenze che ho letto precedentemente e un LED rosso per la luce rossa, quindi utilizzabile, diciamo, se non, in teoria, se non si vuole far vedere la luminosità della lampada stessa. È fornita di una base su cui inserire questa lampada, che permette di impilare come massimo 5 apparecchi per poter essere ricaricati. Resistenza all'acqua IPX4, quindi diciamo abbastanza, insomma, impermeabile. Per quanto riguarda, diciamo, le caratteristiche tecniche, diciamo, direi che è tutto. La confezione, come si vede, di cartone, contiene i pezzi che adesso vado a far vedere. Sinceramente non ci sono delle istruzioni particolari sull'uso, sull'utilizzo. Dentro c'è un foglietto, ma riguarda soltanto il riciclaggio della batteria quando fosse da eliminare. Passiamo quindi a vedere proprio l'oggetto in sé.
Quindi il contenuto della confezione è questo. Abbiamo la clip che appunto permette di attaccare la lampada a una superficie, per esempio allo spallaccio di uno zaino, a un vestito, a un cappello, per poterla appunto utilizzare mentre ci si sposta a piedi. Ecco la possibilità di essere inclinata, come si può vedere. Può essere ovviamente utilizzata anche all'interno di una tenda attaccandola a qualche cosa. C'è comunque una base tipo questa apposta per l'utilizzo in tenda, è una base magnetica, si può vedere sul sito della Decathlon come funziona. Abbiamo la base per ricaricare la batteria, quindi su questa basetta possono essere impilati al massimo 5 apparecchi, cioè 5 lampade da ricaricare. È dotata, come si può vedere, di una presa USB standard e di un adattatore che permette di utilizzare un caricabatterie mini USB, quindi come quelli di un cellulare. Quindi può essere attaccata a un PC, per esempio, oppure appunto a un caricabatterie da cellulare e alla presa di corrente, quindi ricaricata. Veniamo proprio al corpo stesso della lampada, eccolo qua. Quindi è disponibile, almeno quello che ho visto in negozio, in due colori, questo blu e un altro colore arancione. È dotata posteriormente di questa piccola maniglia per poterla tenere o attaccare a un gancio, appenderla. Qui davanti si può vedere questi due piccoli contatti che servono appunto se si impilassero più lampade una sopra l'altra a far trasferire la corrente da una all'altra. Nella parte posteriore si vedono invece i contatti che vanno a inserirsi sulla base per ricaricarla. Quindi semplicemente si inserisce la base, si gira, la lampada rimane attaccata, si inserisce la presa in una appunto o nella presa USB di un PC o nel caricabatterie, per dire, di un cellulare, e la lampada si ricarica. Vediamo, allora, come dicevo, c'è questo piccolo, non so come chiamarlo, non è neanche uno schermo, serve appunto per eventualmente, se si mette sopra un'altra lampada, per tenerla fissa, comunque appunto di questo colore blu. All'interno si può vedere il LED che fornisce la luminosità. Nella parte superiore abbiamo l'interruttore. Sinceramente, non essendoci istruzioni, bisogna andare un po' a naso, quindi diciamo che il passaggio tra le varie luminosità avviene in sequenza, quindi bassa, media, alta, LED rosso. Tenendo premuto invece il pulsante per alcuni secondi si ottiene lo spegnimento della lampada. Non è sempre, come dire, diretto il passaggio tra una luminosità e quell'altra e il LED rosso. Faccio adesso, provo a accenderla. Ecco, questo è il LED rosso. Non si capisce bene se ci sono due posizioni, cioè la posizione più avanti, tenendo il dito un po' più avanti sull'interruttore, funziona e si spegne solo il LED rosso, e invece portando il dito un po' più sul dietro dell'interruttore si passa, ecco, infatti vedi, continua a essere
il LED rosso, però tenendo premuto per alcuni secondi si ottiene lo spegnimento. Cioè il passaggio alla luce bianca non è proprio chiarissimo come si ottiene. Comunque, ecco, qui abbiamo la luce bianca, il primo step, lo spegnimento, rosso, il bianco medio e il bianco più intenso. E sembra che si va un po', come posso dire, a tentativi per ottenere la luminosità. Non è proprio chiarissimo. Comunque, per dire, per carità, stiamo parlando di 9 euro, quindi, e la luminosità non è male. Adesso qui non punto la lampada sul, come posso dire, verso la, ecco, come si può, LED rosso, la prima, la seconda e la terza. Tenendo premuto invece il pulsante si spegne la lampada e si ricomincia, LED rosso, prima, seconda e terza. Tenendo premuto si spegne. Bisogna farci un po' la mano per poterla, cioè per capire un po' come funziona, ecco. Se riesco provo al buio per vedere il tipo di luminosità che fa. Non è male, è abbastanza comoda, quindi si può, cioè si può, è fatta perché poter intercambiare gli accessori, quindi si inserisce la sua piastrina posteriore e questo è, diciamo, la sua conformazione per poter essere usata. Quindi abbiamo la clip si può attaccare a un vestito, allo spallaccio dello zaino, al posteriore dello zaino, per dire, possa anche servire andare in bicicletta, cioè nel senso che si mette sulla lucina rossa attaccandola dietro alla schiena. Quindi o a uno zainetto che si ha sulla schiena, si può anche utilizzarla per potersi far vedere andando in bicicletta in una situazione di oscurità. Diciamo che gli usi sono abbastanza parecchi, insomma, ecco. Una volta che è fissata, quindi a un qualche cosa, si può anche variare l'inclinazione in questo modo e quindi poterla utilizzare abbastanza in modo vario, insomma, ecco. Niente, adesso se riesco, telecamera permettendo, perché ovviamente al buio la telecamera insomma, il sensore è quello che è, vedere un attimo com'è la luminosità che questa lampada fornisce. Va bene? Ok, a fra un po'. Ok, sono in giardino al buio. Questa è la luminosità massima della lampada. Va bene, ripeto, la telecamera non è che ha una sensibilità al buio di granché, però in effetti non so se sinceramente la lampada riesce a illuminare fino a 20 metri di distanza come indicato nel libretto delle istruzioni. Sul vicino non c'è problema, qui siamo sulla luminosità massima. Direi che una decina di metri li illumina senza problemi, 20, ma non lo so. La luminosità rossa ovviamente serve per vedere molto da vicino. Ecco, io adesso faccio un esempio, però direi che si può vedere che la luminosità, diciamo che una decina di metri, toh, ecco, quindi in ambiente completamente oscuro va bene per vedere da vicino. Per fare un raffronto,
ho portato la lampada con il LED Cree, vediamo un attimo se si può vedere. Questa è la lampada con il LED Cree. L'ho fatto la prova in un altro video, direi che si può vedere che la luminosità è parecchio più potente, può essere concentrata quindi anche sul lontano e arriva tranquillamente a una cinquantina di metri di distanza. Adesso qui sta cominciando a piovere, comunque penso che si possa vedere. Anche, ripeto, tenuto conto della sensibilità del sensore della telecamera, che c'è una certa differenza tra l'illuminazione fornita dalla lampada Cree e l'illuminazione fornita dalla lampada Quechua. Quindi sul vicino direi che non abbiamo problemi. Quindi anzi, diciamo che forse il raggio è un pochettino più ampio della lampada che stavo provando prima. Sulla profondità invece vince sicuramente la lampada Cree, anche se diciamo il raggio è un po' più concentrato, però ha la possibilità di essere zoomato, quindi come si può vedere può essere rimpicciolito ma va molto in profondità, oppure allargato, però anche questo ha una bella ampiezza, quindi direi che è molto utile. La lampada Cree è alimentata da una normale batteria anche ricaricabile volendo, quindi una batteria AA. Mentre quella che stavo provando prima, come ho detto, è una batteria ricaricabile a ioni di litio, ha una certa durata, sicuramente questa accesa in continuo non so se riesce a fare la durata dell'altra. Vediamola, eccola qui. Questa è la lampadina che comunque si può trovare la prova in un altro video che ho fatto. Questa invece è la lampada che ho appena preso, quindi va benissimo per illuminazione da vicino, ma anche all'interno di una tenda. La durata è buona. Sulla profondità avrei qualche perplessità. 20 metri sinceramente non so se li tira. Ecco. Questo è tutto, ringrazio, ciao a tutti. Alla prossima!